Ma Marco, cos'è che stai facendo? Sto controllando la mappa delle concentrazioni di radon nelle varie regioni italiane, pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità. Lombardia e Lazio sono ad altissimo rischio. Tra l'altro, pensate che il radon è la seconda causa di tumori ai polmoni, seconda solo al fumo, ed è responsabile di circa il 10% dei casi. Ma cos'è il radon e perché fa così male? È un gas nobile, radioattivo, naturale, impossibile da percepire tramite i sensi, che dal suolo viene rilasciato in atmosfera. All'aperto è molto trascurabile, in cantine o taverne aumenta molto e diventa pericolosa. Ovviamente ristagna dove c'è poco scambio con l'aria, dove gira poca aria. Ecco, se anche voi volete capire come misurare le concentrazioni, ridurle con delle misure tecniche, come ad esempio la pressurizzazione dell'edificio o la ventilazione del vespaio, i nostri amici di Unione Professionisti hanno preparato un corso apposta che anche noi stiamo seguendo perché ci interessa per lavoro. Vedete quante cose si imparano seguendo Ingegneria Italia?